Caffè, buongiorno, seconda parte. Parto subito dicendo tagga un amico che ha un'attività sui social. Perché? Perché può accadere a chiunque, a chiunque. A me è accaduto su due social, su Facebook e su Instagram, e mi hanno rubato 2000 euro. Mentre su Facebook ho tutta una cronologia che adesso vi racconto, su Instagram, ciao ciao, mi hanno chiuso tutto senza neanche una notifica e non riesco più a rientrare. E ho capito ieri perché. Tra l'altro è successo venerdì scorso, lunedì sono andata alla polizia postale e ho detto devo fare una denuncia. Mi ha detto no, aspetti. Non ho ancora fatto la denuncia perché ho nuove notizie e non è un male. Partiamo venerdì, venerdì, e succede che mi arriva un'email con le reimpostazioni per la password. Sembrava Facebook, ma io ho pensato non è Facebook e non ho cliccato niente. Non ho cliccato niente, giuro su mia nonna che non ho cliccato niente. Finita la lavastoviglie. Quindi, visto e considerato che quella era un'email di quelle farlocche che arrivano ogni giorno ti arriva, c'è il DHL che ti deve consegnare il pacco, che tu non stai aspettando nessun pacco. Quindi lì non ho cliccato. Benissimo. Qualche ora dopo, dall'applicazione del cellulare, di Facebook del cellulare, la notifica. Notifica quello con la campanellina dove c'è scritto in genere il tuo amico ha lasciato un commento, questo ha lasciato un mi piace. Notifica. Alle 4, non alle 3, alle 4. Quindi diceva la notifica: qualcuno ha tentato di accedere al tuo account dalla Puglia. Sei stato tu? Sì, no. E io non ho cliccato. Alle 6, alle 5, poi ancora, o le 6 del pomeriggio, mi è arrivata un'altra notifica, sempre dalla campanellina, sempre dal telefono, sempre dall'applicazione di Facebook, non esterne, dentro nella piattaforma. Altra notifica: sei tu dalla Romania? Sì, no. Lì ho schiacciato no, dopodiché, schermata successiva, ok, allora rimposta la password. Potevi farlo dall'applicazione del cellulare, io non l'ho fatto da lì. Andata sul computer, sul portale di Facebook, da Facebook, sono entrata nel mio account e ho rimpostato la password. Cos'è la bella notizia? L'hacker era già dentro. Era già dentro. Perché? Perché io ho tutta la cronologia con le mail di che cosa sta facendo ad oggi l'hacker dentro il mio profilo. Non riesco a contattare Facebook per dirgli, scusate, ci sono dentro quattro hacker. Tra l'altro mi hanno anche rubato 2000 euro. Prossimo video, proseguo e vado avanti. Mi raccomando, tagga un amico o una persona che conosci che ha un'attività sui social. Per favore, bisogna faglielo sapere. Conterò tutto come sta procedendo, che cosa sto facendo, che cosa sto attivando. Anche perché se capita a un'altra persona, magari ha due chiavi in più per capire come o evitare o come procedere. 14 anni di lavoro, due account, due social. Ciao ciao! Quelli che ti dicono punta tutto su un account. Dai retta a me, dai retta a zia. No, non farlo. Falli tutti e tienili tutti attivi e aperti.